Buonasera, siamo qua. Ah, ciao a tutti, bentornati su Truffle for Dummies, la cerca del tartufo per Novellini. Oggi una diretta speciale fuori orario alle 5 di pomeriggio, un po' in ritardo perché abbiamo avuto qualche problema tecnico. Sono con noi Gaetano Pellegrini, Mario Sattini e Rocco Belli che salutiamo. Ciao dell'Unione Ciao. Tartufani Italiani, come vedete scritto. L'argomento della diretta, la scusa per fare questa diretta è un po' farci spiegare come funzionano le gare sul ring da tartufo, ma anche e soprattutto quella di far conoscere, per chi già non la conoscesse, un evento importante che si terrà il 6 settembre in provincia di Frosinone, di cui parleranno meglio, che è una gara di cerca sul ring per Tartufo. Io vi chiederei, così per partire, rompere un pochino il ghiaccio, di dire due parole ciascuno di voi un po' per presentarvi, cosa fate nel mondo del tartufo, chi siete, e poi iniziamo con le domande. Va bene? Va bene, niente, sono molto del tartufo, no? Noi siamo appassionati della cerca del tartufo e anche salvaguardiamo anche per quanto riguarda il mondo del tartufo, perché salvaguardiamo il prodotto italiano che oggi come oggi, tanto prodotto tartufo, specialmente tartufo bianco, proviene dall'est europeo e quindi ci stiamo attivando per far sì che questo non avvenga in futuro. Se volete aggiungere qualcosa, Gaetano? Niente, buonasera. Io sono un ragazzo che va tartufi, un hobbista, non sono un professionista, perché adesso dobbiamo dire anche che ci si divide su categorie. Ci sono quelli che hanno il codice Adecco. Noi siamo la natura, proteggere le tartufaie e andare alla ricerca di questo bel prodotto che ci offre la terra. Siamo amanti dei nostri cani perché giustamente piace, niente, ma aggiungo poco, ci piace, ecco, solo curare al meglio l'ambiente, ciò che ci dà la natura, rispettare la natura in sé per sé, tutto qua. Noi prendiamo da lei e lei deve ricevere da noi, tutto qua. Prego, Rocco. Ciao, salve ragazzi, sono Rocco, vengo da Cassino e mi sono unito con questi ragazzi, splendidi ragazzi, per organizzare questa splendida gara qui in questo agriturismo, che è una location molto importante nel centro tra la Valle dell'Iri e che qui nel comune di Esperia. Organizziamo domenica 6 settembre questa gara e noi siamo degli appassionati veri sul tartufo. Noi rispettiamo la natura, chiudiamo specialmente le buche quando le altre le lasciano aperte. Poi andiamo a tartufi, amiamo i cani, i nostri cani che vivono con noi tutto il giorno, specialmente io li tengo dentro casa, quindi fanno parte della famiglia, con i bambini e tutto, quindi c'è un rispetto molto alto degli animali. E niente, noi vi invitiamo domenica a venire tutti alla nostra gara per fare specialmente quattro chiacchiere con noi e niente, spieghiamo tutto quello che vogliamo fare nel mondo del tartufo. E niente, vi aspettiamo per scambiarci le idee e stare una domenica insieme in amicizia e fare questa gara con i cani, che alla fine è una bella cosa per divertirci sia con i bambini che con gli adulti. Faremo anche una gara con i cani baby, con i bambini. E quindi sarà un evento molto bello perché ci abbiamo messo proprio il cuore per farlo. Aspettiamo tutti e sono mesi che stiamo facendo questa cosa, quindi l'abbiamo voluta proprio con tanto amore. Bene, allora io intanto a chi sta seguendo la diretta, perché mi sembra che abbiamo qualche problema di connessione, lagga un pochino, sento dei rumori di sottofondo, e chiedo qua nella chat di comunque di seguire o dobbiamo mettere mano un attimo di quell'aspetto tecnico. Sento dei rumori che... Adesso Tutto no. bene, ok. Va Va bene. bene, allora, sì, state... fermatevi che sennò vi viene di mare. Grazie. Allora, la domanda è come funzionano le gare sul tartufo?
quindi una gara Turing, come sono un po' le categorie di partecipazione, i regolamenti. Bene, diciamo che i ring saranno 4 divisi in categorie baby juniors, quindi un ring 15x15, poi adulti maschi e femmine 20x20. Verranno sotterrati 5 tartufi, 5-6 tartufi, adesso vediamo un po', e dovranno trovare il minor tempo possibile, il tempo massimo è 3 minuti, quindi il minor tempo possibile, vince chi ci mette il minor tempo. Le regole, vabbè, le regole è un regolamento nazionale, che bisogna partire dal bordo ring, cioè dal cancelletto, e poi una volta che il cane accenna alla spada si va sulla buca e lo si mostra al giudice, così via dicendo fino al quinto. E niente, sì, come diceva Mario, il regolamento bene o male non è proprio rigido, ma nemmeno tanto, diciamo, è un regolamento fatto basato sul rispetto, ecco, in pratica. Ci saranno, come ha detto già Mario, ci saranno 4 ring, baby, junior, femmine e maschi. Vabbè, Mario ha spiegato già quanti tartufi verranno sotterrati. E per quanto riguarda i baby, il conduttore potrà accompagnare nel percorso il suo cucciolo alla ricerca del tartufo nascosto, diciamo. Poi per quanto riguarda i junior vale la stessa regola, che sempre il conduttore potrà accompagnare il suo cane nel cammino della ricerca dei bussolotti. Invece per quanto riguarda femmine adulti e maschi adulti, si partirà dal cancelletto, il conduttore sarà fermo al cancelletto, alla prima raspada del cane il conduttore partirà, prenderà il primo tartufo, lo mostrerà come primo tartufo e si fermerà sulla buca alla quale il cane ha scavato, e il cane continuerà il suo percorso fino alla fine, come comunque il conduttore si fermerà ogni buca che il cane scaverà fino al quinto tartufo trovato. E niente, le regole: non potranno essere ammesse purtroppo le femmine in estro, perché giustamente creerebbero problemi per quanto riguarda i maschi che gareggeranno, e questa è l'unica cosa. Noi giustamente abbiamo voluto questo regolamento perché è un regolamento nazionale, dove fanno, ci avremmo dovuto ammettere gare amatoriali, no. Vabbè. E niente, questo è il quanto, tutto qua. Sono ammesse tutte le razze di cani, sì, alla gara, o anche o devono essere solo razze di competenti per partecipare? No, nella gara sono ammesse tutte le razze. Sì. Anche i meticci? Tutte le razze canine. Anche i medici e tutte le razze, chi ha il pedigree, che non ce l'ha, chi... L'importante è avere il microchip e il libretto sanitario. Questo è proprio di regola. Il microchip, aspetta. Il microchip solo se noi lo richiediamo, perché basterà il libretto sanitario per quanto riguarda, per vedere la cosa. Se noi richiediamo il microchip perché il cane ci sembra più grande di quello che ci è stato detto, ce lo dovranno mostrare sul carta, non è che andiamo con la pistola lì a sparare per vedere se ha il microchip o no, perché noi non siamo autorizzati a fare questo. Ma però il cane deve essere comunque registrato alla metropolitana. Come Davide? Dico che comunque il cane deve essere registrato all'anagrafe canina per poter partecipare, quindi il chip dovrebbe averlo. Sì, esattamente, registrato all'anagrafe canina, quindi essendo registrato all'anagrafe canina c'è il microchip, ecco, e il libretto sanitario per le dovute. Che deve avere come legge il microchip e il libretto sanitario obbligatoriamente. E sono ammesse le razze, sono ammesse tutte una selezione di cani. Questo è quanto, Davide. Va bene, guardate, abbiamo un po' di, siccome loro sono nel posto dove si terrà la gara, che è un posto molto bucolico e sperso tra i monti,
sarà molto bello. Purtroppo io non potrò esserci, ma la prossima volta andrò sicuramente. Ci sono i limiti del caso, non essendo in città abbiamo un po' di problemi di connessione. Quindi io chiederei a voi, perché non riusciamo ad andare avanti ancora molto purtroppo con questa connessione così, se volete dire qualcosa invece rispetto proprio alla gara e al gruppo che la promuove, se avete ancora qualcosa da dire, perché appunto purtroppo abbiamo un audio che è pessimo e non riusciamo a reggere ancora tanto. Allora dico solo queste parole in breve. In pratica abbiamo creato questo gruppo, Rocco aveva un gruppo e io ne avevo un altro su Facebook. Abbiamo cercato di creare un unico gruppo perché la pensiamo allo stesso modo e niente, la pensiamo che dobbiamo proteggere e rimpiantare piante nuove per dare vita a nuove tartufaie, così non vanno a finire, a morire, perché noi ci teniamo giustamente a portare avanti questo progetto per quanto riguarda il tartufo. Vogliamo cercare di dare un marchio al nostro prodotto italiano, ma specialmente al bianco, a bianco pregiato, perché non se ne può più di sentire che il tartufo viene svalorizzato e importato dall'estero in Italia e poi magari spacciato per italiano, e quindi questa è una cosa che non va, ma non perché noi dobbiamo vivere di questo, ma per il semplice motivo perché è veramente disprezzato, non deve essere disprezzato il nostro tartufo, perché giustamente noi abbiamo il top del tartufo, specialmente il bianco, quindi dobbiamo cercare di creare un marchio, una cosa che si fa. E noi con il tempo, piano piano, dopo questa gara, vorremmo cercare di creare questa associazione che si chiamerà Unione Tartufai Italiani. Abbiamo fatto dei gilet, tanto per iniziare, per vedere quante persone anche ci avrebbero seguito, e sembra che siamo appoggiati da molte persone serie che la pensano come noi, perché siamo arrivati veramente a un punto bruttissimo per quanto riguarda il tartufo. La gente prende e non dà alla natura, e noi sinceramente ci piace mantenere quello che abbiamo, anche per tramandarlo ai nostri figli in futuro, giustamente i figli che ci vorranno seguire, tutto qua. E niente, per quanto riguarda la gara è stato organizzato proprio questo evento appunto per questo, per ci riunire un po' tutti insieme e vedere anche come la pensano, se la pensano come noi anche altri, ecco, tutto qua. Ci saranno il giorno della gara, ci saranno molti stand, tipo stand cioè che riguardano il mondo del tartufo, stand gastronomici e attrezzature per il lavoro. Ci sarà presente Giorgio Liga con i suoi attrezzi per il tartufo e per la ricerca del tartufo, ecco, tutto qui. Diciamo, è un evento creato per stare insieme in armonia, discutere, ragionare e cercare di volerci bene tutti quanti e avere solo un'idea. Dobbiamo essere uniti, l'unione fa la forza, e con l'unione riusciremo a portare avanti i nostri progetti per quanto riguarda il tartufo. Tutto qua. Mi sembra un ottimo fine da portare avanti. Ultima cosa, curiosità, i premi della gara, cosa si vince? I premi della gara sono qui, però non possiamo girare una parte, sono qui. Una parte. Però non possiamo girare raccontaci. La telecamera. Siamo stati, come si dice, contattati anche dalla Regione Lazio e ci ha offerto delle coppe, 4 coppe per premiare, e avendo già i premi di primo posto e secondo posto ci ha offerte 4 coppe per il terzo posto di ogni categoria. Quindi abbiamo il patrocinio della Regione Lazio, alla quale ringraziamo la persona di Mauro Buschini, lo ringraziamo qui in diretta di persona, perché sinceramente si è messo a disposizione, ma non è per un fattore politico oppure per uno scambio di piaceri, è solo perché è una bravissima persona, una degna persona, e si è messo a disposizione per la nostra gara, per il nostro evento. Sinceramente non è da tutti avere questo qua. E cioè, in pratica ci stiamo muovendo appunto per realizzare qualcosa per il tartufo, tutto qua. E la gente sembra che ci sta ascoltando, sembra che sta capendo che è ora di svegliarci e di non dormire più sul fatto che giustamente questo tartufo è nel degrado. Tutto qua. Va bene, io vi ringrazio per questo intervento. Mi dispiace un po' per la connessione, ma è il bello della diretta. Purtroppo siamo Davide in mezzo alle montagne, quindi. Lo so, succede. Comunque venite, che ci saranno ricchi premi per tutti. Posso dire solo una fino cosa. Al sesto posto, tutti per ogni categoria saranno premiati.
ringraziamo sia all'Eva. Ringraziamo anche all'Eva che ci ha dato la possibilità di organizzare questa gara con un forte aiuto, un grande contributo a livello di mangimi e di assistenza, e poi tutti gli altri sponsor che ve l'hanno elencati, e poi c'è la pubblicità su tutti i social, su tutte le piattaforme network, quindi come ben sai è molto pubblicizzata la gara, e vogliamo che la gente viene, perché ci abbiamo messo proprio l'anima per organizzarla. Va bene, a me non resta che dire a tutti, invitare tutti a partecipare a questa bellissima iniziativa. Sui social trovate la locandina completa con tutte le specifiche per raggiungere l'agriturismo in cui si terrà. Ricordiamo che sarà il 6 settembre dalla mattina, si apriranno le iscrizioni. Chi vorrà partecipare si potrà presentare in descrizione. Vi ho lasciato comunque l'indirizzo dell'agriturismo e i contatti per avere tutte le informazioni necessarie per aderire a questa utilissima ed interessantissima iniziativa. Ragazzi, se non abbiamo altro da dire, io vi saluto. C'è un'altra cosa, dimmi. Sì, eccoci. Volevo ringraziare fortemente il signor Teseo Angelo, amico Vivai, che ha messo a disposizione, per quanto riguarda i gilet che abbiamo fatto, ha messo a disposizione delle piantine che noi andremo a impiantare in natura, proprio per dare vita a nuove tartufaie, per non far morire quello che c'è. Impiantare in natura intendo che le andiamo a mettere in posti vocati dove già c'è il tartufo, non andranno perse. Le persone tra qualche anno, 4, 5, quando le piante andranno in produzione, ne potranno usufruire tranquillamente, giustamente senza recargli danni, senza andarle a cavare oppure andarle a zappare come di solito si fa, però noi vogliamo cercare di dare una mano alla natura. E con questo progetto dobbiamo ringraziare veramente Mico Vivai, che ci ha dato 25 piante per quanto riguarda il momento di Giles, e ci dà, per come inizio, ci ha dato queste 25, ce ne daranno altre 30 ad ottobre, e poi l'anno prossimo ci sarà altro lotto di piante. Quindi è una persona speciale che si è messa a disposizione, ed anche lui ha voglia di fare andare avanti il tartufo, di non farlo morire. Tutto qua. Questo era l'ultimo ringraziamento che volevo fare. Se mi dimentico qualcuno, scusate. Ah, poi però... scusa Davide, vorrei ringraziare anche l'agriturismo di mezzo, perché ci ha permesso di organizzare questa gara qui, si è messa a disposizione tutta la location, tutto per i ragazzi che verranno alla gara, piscina, tutto riservato a noi che quel giorno siamo qui, quindi è tutto per noi l'agriturismo. Vi aspettiamo tutti domenica 6 dalle ore 8. Ragazzi, ci siamo, buona serata a tutti e buona gara. Ciao a tutti, grazie, ciao, ci rivediamo su Troppo Forte. Ciao a tutti. Ciao, grazie a tutti. Grazie ragazzi. Ciao.